Buonasera stelline, buon Halloween! Oggi è il 31 di ottobre e sto per fare un po' di dolcetti, un po' di cose carine. Facciamo una serata in famiglia guardando un cartone di paura, dobbiamo ancora decidere cosa fare. Nel pomeriggio io e Riccardo ci siamo messi a intagliare la zucca, dopo ve la mostro, è venuta benissimo, veramente ci è venuta meglio di 2 anni fa perché l'anno scorso non l'avevamo fatta. E i dolcetti che sto preparando li ho trovati da Lidl e sono questo qui, sono i cupcake al bubblegum flavor e sono appunto proprio di Halloween perché hanno questi colori un po' tetri, un po' cupi. E poi ho preso questi qua, abbiamo scelto questi qui con la marmellata e i teschietti, sì, teschietti, le zucchette. Molto molto carini, non c'erano gli altri anni, mi pare, quindi è una novità. E che altro dirvi? Niente, io vado intanto a preparare questi, poi volevo fare anche i biscotti doppio strato con il cioccolato. È arrivato Riccardo. Vi ringrazio per il successo che ha avuto nell'ultimo video del voiceover, è contentissimo che vi abbia divertito. Devo parlare io per te, insomma, amore. Non è come sembra. Ora a me. Vabbè. Non puoi essere più seria parlando dei È biscotti di un piena cioccolata. bubone, in realtà. Con la goccia che cola, che schifo. Dai, ma insomma. Sei troppo seria. Sono troppo seria, dopo mi trucca, adesso sono in versione casalinga. Così già truccata. Vabbè, grazie mille. Quindi adesso con Fedino vado a fare questi dolcetti. Mi ciucci il naso, per favore. Comunque sì, grazie a tutti per i commenti simpaticissimi, bellissimi e carinissimi che avete lasciato. Mi stai tagliando a metà, grazie. Me lo dai un bacino? No! Mi dai un pezzo di No, no, Scottex? devi cucinare così. Madonna col cavolo! E continua, insiste, Ah, non puoi farmi del imperterrito! male. Posso, Quindi posso. In diretta. vi ringrazio. Oh. Vi ringrazio a tutti tantissimo e adesso io li lascio cucinare. Mi vado a vedere un po' di film. Ok, seguendo la ricetta abbiamo infornato i biscotti e in teoria stavo cadendo. Passami la scatola. Che ora vedete così e in teoria dovrebbero venire così. Peccato che dalla spiegazione. Non ci ispira per niente. Secondo me il risultato sarà ben diverso, ma quello è un grande dettaglio. Questo è il risultato. Rispetto all'inizio non pensavamo assolutamente venissero, invece sono venuti abbastanza carini, bombati sotto. Abbiamo fatto ben bene anche tutti gli schizzetti di sangue con la glassa.
e le zucchette spaventose. Ragazze, questo è di nuovo uno dei miei pasticci vlog, vlog pasticciosi, perché c'è un po' di una cosa, un po' di un'altra, l'unghia che si è rotta, proprio questa tra l'altro, vabbè, e niente, quindi in questo vlog ci sarà un po' di tutto, nel senso che c'è una parte, un pezzettino di vlog fatto il 31 di ottobre, ovvero Halloween, dove vi faccio vedere i dolcetti che ho fatto con Federico per farlo divertire un po', tutto quello che abbiamo organizzato per quella serata film di paura e niente, quindi ho voluto condividere con voi quella serata un po' speciale, il primo Halloween di Alessandra, anche se in realtà Alessandra ha dormito praticamente tutta la sera e in più non è che l'abbiamo vestita, truccata, non siamo usciti, quindi non ho voluto impastrocchiarla di trucchi, schifezze varie, e quindi neanche Federico in realtà si è truccato, però volevamo fare una seratina a tema, tema pauroso, il cartone, abbiamo visto Nightmare Before Christmas, mi pare si chiami così, comunque quello di dello scheletrino, la testa di zucca, insomma, è stata una bella serata, insomma, io ho intagliato la zucca, l'avete vista, è stata una serata magica. E niente, quindi ho pensato di fare un pezzetto di vlog anche oggi, in maniera da concludere così il vlog, allungarlo un pochettino, e di inserirvi anche il video spesa, perché dura veramente veramente poco. C'è anche Alessandra, lo trovo molto simpatico, molto carino, quindi adesso vedo se inserirvelo in questo vlog o se fare magari con la prossima spesina, insomma, abbinarle insieme. Adesso valuto un momentino e niente, bando alle ciance, come dico sempre. Io stamattina ho fatto un po' di pulizie come tutti i giorni, e infatti là c'è ancora l'aspirapolvere, devo lavare i pavimenti adesso, però prima di lavare i pavimenti sveglio la piccolina perché le devo dare la pappotta, è ora di pranzo, in realtà è anche abbastanza tardi. E poi ieri ho fatto cuocere la zucca, questo è un pezzo di zucca che mi ha dato mia suocera e l'ho già fatta bollire, solo che ieri sera era veramente tardi, quindi l'ho messa qui nella pentola in frigo, e poi oggi la frullerò e farò proprio una vellutata di zucca, così c'è anche per Alessandra. E che altro? Niente, non so con cosa pranzare io, perché c'è da fare un po' di spesina, quindi io mi farò due uova in padella oppure una piadina, adesso vedo, perché la pasta non ho voglia di mettermi lì a farmi la pasta da sola, quindi io farò una piadina veloce, due ovetti così. E poi appunto c'è la pappa per Alessandra già pronta, che appunto ho fatto ieri, ma ne ho fatta un po' di più, così appunto da avercela anche per oggi. Mentre attendo che la pappina sia pronta, ci tenevo molto molto brevemente, perché non voglio spenderci troppo tempo, a dirvi che sono rimasta un po' così, un po' amareggiata da alcuni commenti ricevuti sotto l'ultimo, non quello di famiglia, l'ultimo mukbang McDonald's che avevo fatto quel giorno in cui ero tornata tardi dalle commissioni, e che giornata in cui avevo deciso di prendermi un panino e mangiarlo insieme a voi, in panino con le patatine. Siete state, non tutte ovviamente, siete state quasi tutte dolcissime, ma
Ho ricevuto veramente un sacco di commenti cattivi, ma veramente una cattiveria veramente allucinante, cioè io non capisco veramente, cioè se non vi piacciono questi video non li guardate, cioè alla stragrande maggioranza di voi piacciono, io li faccio volentieri, però fate passare la voglia anche ai santi ragazze, cioè ah ma non avevi detto che eri a dieta? Ah ma sì ragazze, cioè ma come vi ho anche detto erano giornate un po'... moralmente un po' in down, mettiamola così, e quindi volevo prendermi un panino, a maggior ragione anche perché siamo arrivati tardissimo a casa e quindi tante di voi, ah, ma era meglio un piatto di pasta, ma ragazze, cioè, ma non sono neanche affari vostri, cioè, se io voglio mangiarmi una cosa anziché un'altra, se avete piacere della compagnia del video, cliccate, guardatelo, mangiate insieme a me, teniamoci compagnia, ma non capisco sempre tutte queste polemiche, nel dirmi cosa devo mangiare, cosa non devo mangiare. Come vi ho detto, ho sospeso anche le gocce proprio perché ci tengo a riprenderle quando mangerò meglio. È un momento in cui mi va di fare così, in cui la mia mente ha bisogno di questo, magari sicuramente sbagliando, ma è un problema mio. Cioè, non c'è bisogno di aumentare. Cioè, già uno vi dice che è in difficoltà, voi cosa fate? Caricate a 1000 e abbattete proprio una persona, cioè proprio la stendete a tappeto. Cioè, questo veramente io non lo concepisco. Mi dispiace, anzi, ringrazio tutte le persone, tutte le altre persone che siete, grazie a Dio, la stragrande maggioranza. Che mi hanno capita, che mi hanno dato un supporto morale e a tutte le altre che invece hanno cercato solo di approfittare del mio momento di debolezza per stendermi al tappeto, cioè proprio darmi il colpetto finale. Veramente vi invito a cambiare canale, ragazze, aria, perché non state neanche lì a dirmi, ah, tu certi commenti non li approvi. Certo che non li approvo, perché in un momento di difficoltà a leggere le schifezze che scrivono certe persone, sul mio canale non le voglio. Quindi sono io libera, proprietaria del mio canale, libera di decidere se tenere le schifezze nei commenti o no. Quindi, ragazze. Ci tenevo a dirvi questo piccolo pensiero, è veramente vergognoso il vedere una persona già un po' abbattuta e proprio darle il colpetto finale, ma ringrazio veramente di cuore, quindi ci tenevo davvero a ringraziare chi mi ha capita, chi mi ha dato anche dei consigli molto utili, devo ancora rispondere a tutti i commenti, e a chi insomma mi è stato vicino come ha sempre fatto, insomma, quindi un bacio a chi lo merita. Ho perso il coperchio di questo contenitore, quindi l'ho chiuso così, tanto sapevo che oggi appunto l'avrei utilizzata. Voilà. Adesso la vado a scaldare nel pentolino, quello piccino. Questo qui, piccolino piccolino. Mi piace di più scaldare le pappe in questo pentolino piuttosto che nel microonde, non è che mi faccia impazzire il microonde, anche perché rischio che diventa subito bollente e non riesco a capire, invece nel pentolino mi regolo meglio. Voilà. Scaldiamo. Ma buongiorno principessa! Buongiorno! Ma facciamo vedere un po' le stelline. La nostra prima padella. Metti l'ovetto. Vai! Metti l'ovetto a cuocere dentro. Voilà! E il coperchio. Agitine! E ti bruci, ti bruci! Ti bruci, amore della mamma. Ma ci dice senza ciuccio. Oh la bava, che schifo. Oh la bava. Amore. Amore bella della mammina. Mamma mia, che disastro. Danni in cucina già da piccola. Polpetta. Senti che cuoce l'ovetto. Facciamo la pappa? Siamo molto prese da questa padella. Gna 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 in bocca. Facciamo la pappa? Facciamo la pappa? Facciamo la pappa? Bubi, facciamo la pappa? Eh sì, eh sì, eh
i dentini che c'è, amore. Papà, papà. Bubì. Vieni, amore. Facciamo la popotta, mettiamo il bavaglino. Tra l'altro questo qua ve lo consiglio, è stra comodo. Mi pare che l'avevo preso al Carrefour, perché ha la tasca contenitiva se cola le cola la pappa. E poi è super super morbido, lavabile, quindi non state a mettere in lavatrice 2000 bavette. Questo qua si lava direttamente con acqua e sapone come i piatti proprio, quindi fantastico. Solletico. E si fa la pappa! La pappa! Ah! Allora ragazze, salto temporale, sono in cameretta di Federico, sto sistemando dei vestiti, sto cercando di capire... Vabbè, ci sono delle robe mie, dei pigiami miei che ho tirato giù dalle cose invernali. Questa è una maglia per uscire con tutte le perline. E poi vabbè, ho trovato i braccialettini di quando è nato Federico. E, insomma, devo fare poi un bauletto dei ricordi o qualcosa del genere. E magari li metterò insieme a quelli di Alessandra. E niente, sto sistemando appunto questi vestiti, qua c'è delle cose di Riccardo, qua c'è le cose di Federico, sto mettendo via delle cose che non utilizza più, che non gli vanno più. Odio sistemare i vestiti, odio. I ragazzini di Steph e Janet, grazie per essere qui alla collina Trigimano.